Eccoci arrivati all'eredità di Cole, se me la fanno iniziare. Ovviamente. Certo che sei. Raymond Wolf. Wow, quel Raymond Wolf. Quello che ha rivelato il coinvolgimento dei militari nella catastrofe di Empire City. Ah, sai chi sono. Sarà tutto più semplice. Serve il tuo aiuto. Vai al parco di Sandaya. D'accordo, ci vediamo lì. Ok, sono qui. Eccomi qua. Che ti serve? Il mio capo redattore è stato catturato dal DOP. Lo stanno interrogando proprio ora. Devo scoprire dove lo trattengono. Intanto ho bisogno che ti occupi del mio ultimo scoop. Il DOP del tuo ultimo? Ma non devono cadere in mani sbagliate. Ok, dove trovo il materiale? Il luogo della consegna è indicato da adesivi a forma di pesce. Li ho posizionati per indicarti la strada. Seguili. Sì, li ho visti, allora. Segui il pesce. Facciamo pesce pesce. Eccolo qua. Quindi seguiamo tutti quanti i pesci che vediamo. Il problema è che sono un filo piccolini e non sono così ben visibili, immagino. Ok, si prosegue qua fuori. Oh, ma guardalo lì il DUP. Vieni qui. Ecco fatto. Oh, ma guarda, è pieno di DUP. Sai che novità. Allora, tac. E potrei assorbire il cemento, ma non mi va neanche in realtà di cambiare. No, continuo a sbagliare tasto. Non mi va neanche di usare un potenziamento che al momento non ha il massimo della potenza. Vieni qui, che poi sicuramente arriveranno ancora e ancora altri DUPisi. Ui, che è successo? Vieni qui. Mi ha lanciato una bomba di cemento. Ecco cos'era successo. E tu vai giù con lo spadone. Dunque, dov'è il tuo capo? Trova il rapporto Wolf. Il rapporto Wolf. Il dono di Cole. Fine prematura o mero inizio? Di Raymond Wolf. Con la sua morte, Cole McGrath non solo ha curato la piaga che attanagliava il mondo, già. Ma ha fatto sparire dal primo all'ultimo Conduit. Tuttavia, si è trattato di una vittoria provvisoria. È bastato un anno, infatti, perché i primi avvistamenti del gene dei Conduit affiorassero di nuovo. Per alcuni la piaga è sopravvissuta, mutando in qualcosa in grado di generare Conduit, piuttosto che uccidere gli esseri umani. Altri sostengono l'esistenza di Conduit superstiti in grado di propagare le loro abilità. Leggende metropolitane, sulle quali ho investigato senza trovare prove. Per questo ora mi trovo a Seattle. E credo che il DUP non stia raccontando tutta la verità. Che novità! Vieni qui. Grazie per la lezione. Per questo sono qui. Ritengo che Augustin e il DUP abbiano qualcosa da dire su questa storia. Mi servirà il tuo aiuto. Beh, Augustin non penso possa dire più nulla. Una delle due. Ok, e l'eredità di Cole parte 1 l'abbiamo fatta. Vediamo i potenziamenti prima di proseguire. Allora, abbiamo 3 frammenti. Non è che possiamo fare moltissimo, Però potremmo potenziare questo che spara praticamente all'infinito. Sai cos'è il problema? È che ovviamente ottieni questo potenziamento a fine gioco e... Sì, è utile per carità, ma è una roba relativamente utile alla fine. Prossima parte. Sì, pronto. E là? Ho ricevuto una soffiata sulla posizione del mio caporedattore. È al molo, pronto per essere spedito in un luogo segreto. È importante assicurarci che non salga su quella nave. Beh, tranquillo, ci penso io. È arrivato Bartolini a ritirarlo, per caso? Poi il DUP non ti darebbe la caccia. Cercavamo di scoprire le ragioni del ritorno dei Conduit. Ti sei chiesto come hai avuto i tuoi poteri? Ma... Cioè, cazzuto lo ero sin dall'inizio, mentre... Adesso sono un cazzuto con i poteri. Certo. Su cui lavoravo con il mio caporedattore implicavano che ci fosse il DUP dietro alla diffusione del gene dei Conduit negli ultimi 5 o 6 anni. Qualcuno ha scoperto cosa faceva ritornare i Conduit e ha iniziato a sfruttarlo per i propri scopi. Ok. Questo spiega l'omologazione dei Conduit da parte del DUP. Beh, aumentare la quantità di Conduit avrebbe sicuramente aumentato la quantità di Conduit che Augustin aveva da parte alla fine. Che poi un giorno avesse anche deciso di utilizzarli. Ho sbagliato, però vabbè, non importa. No, che cavolo. Non importa. Che un giorno poi avesse intenzione di usarlo anche
in altri modi che non fossero il semplice tenerli al sicuro è un'idea che purtroppo al momento non possiamo comunque sapere. E che probabilmente non sapremo neanche mai. Eccoci qua. Sicuro non è là dentro. Quanto ci fai che è una trappola? 3, 2, 1. Mi hanno fregato. Oh no. Ma pensa. Esatto. Chi l'avrebbe mai detto, frate? Ui, quello è scomparso. Ecco qua. Madonna mia, quanto è bello. Oh cavolo, ho finito il cemento. Dicevo, quanto è bello. Abbattere sti nemici in una botta sola. Però qua potrei anche morirci ora. Aspetta, recuperiamo, esatto, un po' di... Minchia. Un po' di energia. Aspetta che arrivo. Boom. Vieni qua e stai fuori. Quanto è bello ammazzarli con il loro stesso potere alla fine. Che poi loro, chiaramente, sono solo in prestito. Che poi adesso che non c'è più Augustin, come funziona il trasferimento dei poteri per il GUP? Hanno per esempio un campione di Augustin che possono riutilizzare per i vari trasferimenti? Oppure possono comunque passarselo tra conduit secondari? Wolf, che diavolo è successo? Non mi aspettavo un'imboscata. Infatti non era per te, Delsin, ma per me. Eri nel posto sbagliato al momento sbagliato. Che novità. Cercava di uccidere me. Beh, sono solo riusciti a farmi incazzare, nient'altro. Fammi sapere se scopri altri dettagli e hai bisogno del mio aiuto. D'accordo, prossima missione. Ok, eccoci qua. Terza parte dell'eredità di Cole. Sì, pronto? Delsin, voglio farti incontrare un amico. Vai a controllare in armi. Chi è questo amico? Un informatore del DUP. E così all'improvviso ti fidi di loro? Dopo che hanno cercato di farti fuori? Non scendere al loro livello, Delsin. Ogni gruppo è composto da persone diverse. E questo beh, certo. Vuole aiutarci. Va bene, meno male. Va bene. Vedrò di fare il bravo. Bene, ti scorterà fino alla riunione segreta del DUP. L'argomento sarà scottante, viste le modalità dell'incontro. Ah, digli che hai apprezzato il loro tentativo di farti saltare in aria. Ottimo, grazie. Allora, cambiamo potere, perché il cemento, negli spostamenti, soprattutto questi qua aerei, non è il migliore dei potenziamenti ad ora, e in teoria neanche mai. Sarebbe meglio il neon. Sarebbe meglio il neon o altre robe simili. Kaboom. Uno. Due. Ehi. Eccoci qua. E addio al tizio. Ehi, non riesco a muovermi. Non riesco a muovermi. Devo seguire te, immagino. Ehi, aspetta! Aspetta. Io intanto ero bloccato. Eccoti qua, ti seguo, ti seguo. Che poi questa sembra una missione creata da qualche fan proprio della serie. Ehi, guarda questa missione, devi inseguire questo tizio per tot tempo e vedrai che troverai qualcosa. Io intanto ti seguo. Che secondo me è una trappola, però ci dobbiamo fidare, ci fidiamo, giusto? No, cavolo. Ecco perché dovevamo prendere il neon. Appena riusciamo, lo cambiamo subito. Sì? D'accordo. Grazie mille. E addio al tizio. Interrompi la riunione. Io però cambio potere. Eccoci qua. Allora, andiamo a interrompere la riunione con i nostri angioletti. Quindi, uno. Due. Invisibile. Tre. E quattro. Vieni qua. Ah, fuck.
Morti? Direi di sì. Oh, ma c'è ancora gente. Che novità, voglio dire. Allora, tac. Tac. Sai cosa? Quando vedo un gabbiano volare in sto gioco, mi ricorda troppo i piccioni che dovevamo catturare con Cole per trovare informazioni su Wolf. Ecco. No, è scappato. Ecco qua, addio. Vieni, vieni, vieni. Addio, fatto. Raccogli le informazioni. Aspetta, aspetta, aspetta. Intanto che non mi vedono. Ok. Dove sono le informazioni? Eccole qua. Sebbene l'incidente originario che sembrava aver sterminato i Conduit fosse una montatura, una tale menzogna non è imputabile al D.U.P. I Conduit Breakers sono sopravvissuti a Don Nicola. Ancora. Abbiamo mantenuto la calma per costruire, apprendere e organizzarci. Ogni ispezione di mia raccolta portava nuovi fronti. Abbiamo potenziato carabinieri e costruito un esercito. Ciò che sta avvenendo qui a Seattle preparerà il D.U.P. ad affrontare l'immediato futuro. Poi sarà tempo di espandere le nostre strutture anche all'estero. Certo, come no. Con il primo centro di ricerca in Australia, il lavoro svolto là usando gli appunti sui conduit del dottor Sebastian Wolf è stato fonte di stupore e ispirazione, persino per me. Sai qual è il problema? Il tipo si chiamava Sebastian Wolf e tu Raymond Wolf. Strano, eh? Era mio fratello. Perdonami. Che figura di merda. Parlerò con i miei contatti in Australia e ti terrò aggiornato, Delsin. Ti ringrazio per il tuo aiuto. Di nulla. Sai qual è purtroppo la più grande delusione al momento di tutto ciò? È che non ci sono vere informazioni su un possibile proseguimento della serie. Ed è un peccato. È un peccato perché c'è molto potenziale che si potrebbe sfruttare. Anche se, come ho già detto, io me lo ricordavo non molto più lungo, ma non me lo ricordavo così corto. Che comunque il suo tempo se lo fa passare. Se lo fa passare benissimo. Però comunque c'è una persona con cui devi parlare. Un informatore prezioso e una personalità di spicco tra le file della resistenza contro. Certo. Ehi, campione. Noi non ci conosciamo, lo so, ma è meglio così. Ero lì quando tutto ha avuto inizio. Lo so. Avrei dei consigli da darti, se sei disposto ad ascoltare. Certo, come no. Non mi sembra di avere scelta. Bene, bene. In ogni modo, sono sicuro che avrai 100 e più domande su cosa sia successo al tuo corpo. È come avere gli ormoni a 1000 e una gran voglia di esplodere. Ehi, frena, di che stai parlando? Il segreto è trattenere tutto questo fluido di conduit. È pericoloso, mi stai seguendo? E quando verrà il momento, capirai chi è la persona contro cui indirizzarlo. E già a quel fatto. Punto, nulla sarà più come prima, amico mio. Lo so. Sarà come avere a disposizione un potente fuoco d'artificio che non chiede altro che essere sparato in cielo. Ma tu non sai di preciso dove puntarlo e non sei sicuro di quando accendere la miccia. Cioè, stiamo parlando di un gran bel botto, eh. Vale la pena. Capisci cosa intendo? Minchia! Però no, direi proprio di no. Perfetto. È stato un piacere fare due chiacchiere. Dammi bene, campione. Ciao, Zeke. E come dicevo, io non ti chiedo di riprendere per davvero la storia di Cole, perché ormai fatta è finita e questo DLC è solamente una minimissimissimissima parte di un tutto che è già concluso. E sarò onesto, la conclusione, a parer mio, di Infamous 2 è più degna di nota della storia effettiva di questo, perché per carità è bellissimo. Second Son ha un potenziale assurdo perché assorbì tutti i poteri, ragazzi, capiamoci, che poi in realtà non è detto che lui possa assorbirne migliaia, potrebbe avere anche un massimale per dire, ma è comunque una grande potenzialità questa. Comunque lì c'è un DUP che sta scappando. Io mi metto qui e avvio la missione. Sì, e tu chi sei? Delsin, mi hanno trovato. Mi serve aiuto, ora! Arrivo, aspetta. Tiè. Ecco qua un drone che fa sempre comodo, soprattutto per aumentare ora come ora i... Ah, cavolo! No, Delsin!
Sconfiggi il DUP. La fai facile tu. Vieni qua. Perfetto. E vai. Spero di prenderne il più possibile. Spero di prenderne il più possibile. In teoria siamo in una buona posizione, ma non ci giurerei. Infatti mi sa che ne ho mancati. Ciao. Ne ho mancati un bel po'. Però secondo me potevamo catturarlo. Ecco qua, dicevo, secondo me riusciamo ad ucciderli buttando giù un altro colpo finale. Dove sei tu? Eccoci qua. Kaboom. E qua. Madonna mia. Allora, è morto. Ti piacerebbe. Ok. Ora quelli quasi morti siete voi. Ecco qua. Scappa. Ah, cavolo. Il problema non è il suo televisore, però io ho bisogno di altro. Ecco fatto. Quanti ne mancano? Contatto con il bersaglio, ti piacerebbe. Dov'è? Dov'è? Eccolo. Non lo sai che forse non ho neanche bisogno di usare l'attacco finale? Dov'è? 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 Vieni qua. Ah, fuck. Ma come fa a essere ancora vivo questo che gli ho sparato addosso 10.000 colpi? Vieni qua. Dov'è andato? Perché continua a sfuggirmi? Oh, è andato, finalmente. Esamina il oh, porello. No, ho sbagliato. Vabbè. Ah, troppa gente qui. Vabbè. Per fortuna abbiamo tirato giù il tizio con il minigun, è stato facile. Delsin? Vabbè, niente. Chissà se poi noi stiamo togliendo i poteri a sta gente. Io non riesco a esaminare il corpo, però. Ah, segui il pesce, oddio. Non l'avevo letto. Eccolo qua che indica. Eccolo qui. Delsin, se stai ascoltando queste parole significa che sono morto. Ovviamente. Ho un ultimo favore da chiederti. Prendi tutte le foto, gli appunti e le prove e consegnale a Zeke. Penserà lui a informare la gente. E Delsin, attento a come ti muovi. Le tue abilità non appartengono solo a te, ma al mondo intero. Non essere ostile con tuo fratello. Sono 10 anni che provo a incolpare il mio per il male che si è attrezzato sul mondo. Non ne vale la pena. Avrai un buon tempo. Anche perché non ho più un fratello da incolpare ormai. Dov'è Zeke, quindi? Dove dobbiamo andare? Nelson, sono Zeke. Ho appena saputo. Serve una mano? Sì, mi ha chiesto di darti i suoi appunti. Dove ci incontriamo? Ottimo. Posso passarli a chi di dovere. Per quanto riguarda incontrarci, cioè, non mi fa intendere, ma al momento vivo sotto copertura. Sai come? Se ci vedessero insieme non sarebbe il massimo per la mia reputazione. Sempre che ne abbia una. Duh. Ti farò sapere dove consegnare tutto. Da lì poi ci penso io. Va bene, Zeke. Io intanto aumento il cemento al massimo. Che per carità, non è sto grande potenziamento ora come ora, però. O meglio, non lo è mai. Il cemento è buono, per carità, perché comunque è abbastanza forte da uccidere i nemici con pochi colpi. Però veramente non vale la pena di utilizzarlo costantemente, anche perché per ricaricarti devi per forza uccidere un nemico. E se per pura sfortuna ti ritrovi a doverlo fare corpo a corpo, beh, il problema c'è. Zeke? Ok, ho consegnato gli appunti. Che intendi farci? Ora faccio parte di un gruppo online. Piano piano, stiamo tentando di abbattere il muro di gomma del DUP. Nella migliore delle ipotesi, gli appunti di Wolf ci riveleranno qualche loro punto debole. Ti tengo aggiornato. Ma tu non stupirti se nel frattempo trapelerà tutto sull'interweb. Cole sarebbe orgoglioso di te. Ok, bene. Grazie. Ci sentiamo, Zeke. Vedi qual è il problema? È che questo, sì, è una minima citazione, un minimo fanservice.
Ma non ti porta realmente a nulla. Cioè, sì, le informazioni, wow. È disponibile una nuova giacca esclusiva. Wow, che sciccheria. Comunque, dov'è la giacca? Allora, la giacca di Evans Hellfire è bellissima. Però vorrei trovare la suddetta giacca. Eccola qui, la giacca di Cole. Allora, questa è una bella citazione perché è bella, cacchio. È la prima giacca di Cole, quella del primo gioco. Ed è veramente bella. Non sta benissimo su Delsin perché quel cappellino rovina un po' tutto. Ma vederla così in movimento ancora te la fa apprezzare molto. Ci sarebbe ancora, diciamo, una missione, ma quella è una missione talmente minima e stupida che non ho neanche intenzione di farla, veramente. Sostanzialmente, quando poco dopo l'uscita del gioco ci furono degli aggiornamenti, fecero questo mini aggiornamento con un conduit che aveva il potere della carta. E c'è tutto un mistero dietro da scavare tutto quanto. E si utilizzava sia il telefono sia il computer, internet, per trovare gli indizi, perché devi andare settimana per settimana a trovare tutto quanto. Ed era fighissima come meccanica. Il problema è che alla fine ottieni sì una giacca, ma niente più. Sarebbe stato bello ottenere possibilmente quel potere della carta, ma non ci si sperava neanche. E quindi, ragazzi, con questo noi abbiamo concluso tutto quello che era Infamous. Sì, c'è First Light, per carità, ma quello è talmente secondario. O meglio, sì, racconta la storia di Fetch, per carità, ma è talmente una roba in più che lascerei totalmente da parte. Ma è stato bello rigiocarsi tutti quanti gli Infamous. E vi chiedo scusa se nell'ultimo periodo ci ho messo un po' di fatica, purtroppo, a portare gli ultimi episodi, perché mi sono bloccato. Perché, come vi ho raccontato, al momento col lavoro ero molto impegnato e non ho avuto tempo di poter registrare e montarli tutti. Ma perlomeno abbiamo concluso anche questa serie. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo a una prossima serie. Ciao a tutti!